Buon pomeriggio a tutti, scusate la ripresa tremolante perché sto col telefono in mano e la musichetta che viene da fuori perché è mio figlio. Amazon Prime Day ho fatto danno, nel senso che ho acquistato questo kit, lo starter kit della Big Shot, non tenendo conto delle dimensioni. Questo è un tavolo. Il tavolo della cucina è enorme, è proprio enorme. Quindi la volevo aprire con voi. Sicuramente mo mi serviranno le due mani e non ce la farò. E quindi da 100, da 176 che è il costo, l'ho pagata 129,99. E siccome mi era sembrato un buon prezzo e la puntavo da tanto tempo, fatto sta pazzia, avendo casa piccolissima, non voglio rompere la confezione, avendo casa piccolissima, ora non so dove la metterò. Devo trovare un posto con tutta la scatola, ovviamente. Allora, questa è la Big Shot, tutta piena di scotch. Ora non vi dico i nomi delle cose perché ancora non la conosco per niente, quindi non vorrei dire cose a cavolo. Vabbè, qua dentro incastrata c'è la manovella, non esce da nessuna parte, quindi va bene. Qui c'è la manovella comunque. Calcolate, per portarla ho usato quella e ci stava come un calzino. Questa è la fustella, una delle fustelle, si può vedere sopra, ecco i fiori. E poi qui dentro, oh, è tutto celofanato. Ok, aspettate che prendo un taglierino. Non mi date retta, non serviva il taglierino perché la bustina era così. Ah, scusate pure la luce. Allora, aspettate. Qui ci sono. I due plexiglass, credo sia, sì, che vanno sopra e sotto, credo. Se, scusate se quello che sto per dire sono gastronerie. Poi c'è questa carta, vabbè, stanno disegnati fuori i motivi. Quest'altra più grande, pochissimi. Questo è per fare, si chiama? L'embossing. Tutti questi puntini. Poi ci sono queste fustelle. Io quella che più puntavo è la scatolina. La farfalla che stanno attaccate. No, sempre con lo scotch biadesivo. La farfalla, le foglioline, questa cornicetta, il cuore, il fiore, la farfalla, il merlettino e la scatolina. E poi ci sono le basi, si chiamano basi? Sì, per carta. Quest'altro azzurro è per... Ah, questo è per il taglio con le fustelle, quello è per fare l'embossing pure con le fustelle. Vabbè, comunque me la devo studiare, ragazze. Già mi sto a vedere i video di un sacco di creative che la usano. E quest'altra pure, un'altra tavoletta. E niente, la proverò. E la missione più difficile è trovare un posto dentro casa. Intanto vi ringrazio per aver visto. Spero di non avervi fatto vomitare con questo video tremolo. Però vi volevo far vedere, insomma, l'apertura di questo splendido acquisto. Ciao a tutti!